goccia dopo goccia si riempie il mare. È la mia variante dal moto latino originale. Se poi aggiungo il più noto tutte le strade portano a Roma, et voilà, ecco la base per avere una piazza con dicitorio piena. Oggi compio 21 anni. Sono nato in una prigione l'11 ottobre del 1999 ed è rimasta la mia residenza per questi 21 anni, qui in America. Ora posso bermi una birra, posso giocare in un casinò, posso votare, posso guidare, però nel mio caso vale il detto chi ha il pane non ha i denti. Teoreticamente potrei fare tutte queste cose, realisticamente nulla. Eppure la mia convinzione che a breve sarò di nuovo libero è sempre più forte, grazie a voi che sacrificate le giornate, come le suffragette all'inizio del secolo scorso che si battevano per i diritti delle donne. Ovvio, spero siate in molti, ma anche fosse un pugno nei miei aficionados sui fedeli. Vi assicuro, la vostra presenza di fronte al Parlamento non passerà inosservata. Siete in troppi per ringraziarvi singolarmente. Accumulo ringraziando i leader dei siti che tanto hanno lavorato e tanto stanno facendo per questi eventi e tutti coloro che dedicano tempo ed amore alla mia causa. Grazie a voi, non mi sento solo. E non avete fatto solo colpo solamente su di me, ma sui miei figli, sugli amici all'estero, che mi scrivono dicendomi: Chicco, hai degli amici meravigliosi che non smettono per un giorno di dare battaglia per ottenere la tua liberazione. Sono le frasi che mi riempiono di energia. A volte non ci crederete, ma mi fate sentire ricco, perché non c'è pietra preziosa che possa eguagliare il valore di una sincera amicizia. Ho conosciuto e fatto conoscere centinaia di migliaia di persone. Sì, avete sentito bene, questo è il vero numero, non è un'esagerazione. Ed è sempre bello sapere di aver fatto qualcosa per migliorare questo nostro mondo che è un po' malato. Non importa dove risiedi, puoi sempre fare qualcosa. Grazie, grazie per essermi vicino numerosi, è sempre più difficile cercare di arginare questa vostra onda tsunami con la barriera di fango e l'indifferenza. Come ha detto Montesquieu, un'ingiustizia fatta a un individuo è una minaccia fatta a tutta la società. Grazie per diffondere al meglio il significato di una frase tanto intensa, con un oceano di gratitudine, Chicco.